Claudio Daudera. Buongiorno, grazie. Ovviamente io ho bisogno della mia PowerPoint, che ha una finalità, che è quella di andare alla ricerca di, come dire, del potenziale inespresso dei confidi, a partire dal quale, insieme a Claudio, abbiamo strutturato la proposta che completa il rapporto di quest'anno. Benissimo. Devo fare, come dire, un riepilogo di alcune cose un po' già dette, no? Fin qui, da un punto di vista quantitativo. Io proverò a dare come dire, alcune considerazioni anche di carattere qualitativo. Abbiamo visto le dinamiche del credito, ce le ha fatte vedere con molta chiarezza, come sempre, Paolo Finaldi Russo. È chiaro che le modifiche che sono intervenute sul credito hanno avuto dei driver forti, no? A partire dagli accordi di Basilea, che tanta importanza hanno dato a dei nuovi modelli di valutazione, al vero e proprio sviluppo delle tecnologie dell'informazione, che naturalmente hanno modificato, per esempio, il rapporto commerciale, no? Tra le banche e la clientela, come è avvenuto in tanti altri settori. E quindi, come dire, meno sportelli e più internet. Abbiamo qui a sinistra un grafico che ci ha presentato proprio Paolo Finaldi Russo, il quale ci dice che nei processi allocativi del credito le dimensioni contano soprattutto le informazioni in formato elettronico delle quali si nutrono gli algoritmi, che vanno appunto con i modelli di rating e scoring a leggere le imprese. E scopriamo che la simmetria informativa ha una sua proiezione digitale, è più elevata per le imprese di minori dimensioni, per le imprese giovani, per le imprese che hanno una natura giuridica tale da rendere, come dire, la produzione di informazioni digitali più scarsa. Guardate il dato sulla destra in forma, diciamo, di variazione relativa alle quasi società non finanziarie artigiane, che sono le imprese artigiane con più di 5 addetti, che tuttavia, non producendo bilanci, tantomeno in formato XBRL, risultano più opache rispetto ad altre imprese, sono ancorché imprese, diciamo, abbastanza strutturate, no? Rispetto alla media italiana, risultano tra quelle che hanno subito la maggiore riduzione dei volumi di credito, sostanzialmente dimezzati prima della crisi Covid. Ovviamente temiamo che con la crisi tutti questi fenomeni subiscano un'accelerazione. Quello che accade sul credito si riflette sui confidi, dal momento che i confidi sono le ancelle delle, come dire, delle banche, no? La prestazione della garanzia, il contratto di garanzia è un contratto accessorio al finanziamento. Quindi se cala così radicalmente, drasticamente il volume degli affidamenti alle micro piccole imprese, non può che calare, dimezzarsi, come vediamo tra il 2012 e il 2018, dimezzarsi o quasi, anche il volume garantito. E anche il numero degli intermediari, il numero dei confidi è in drastica riduzione. In maniera molto approfondita, nel rapporto per singolo confidi, vedete tutto quello che un momento fa ci ha fatto vedere appunto il nostro Diego Bolognese e nei bilanci dei confidi. Sintetizzando gli aspetti principali che evidenziava proprio Diego, abbiamo da una parte confidi patrimonialmente solidi come non mai, fondi propri liberi per 650 milioni di euro, attività liquide nette per 1 miliardo e 3 come aggregato, un TCR in crescita costante, quindi confidi meravigliosi dal punto di vista patrimoniale come aggregato, perché poi Diego ci ha parlato della grande varianza nel sistema, e dall'altra, un'attività con un cost income ratio che è diventato strutturalmente negativo e quindi un margine operativo a livello di sistema in consunzione, in perdita. E quindi i confidi ormai sono entrati in un sistema, come dire,
in una spirale molto negativa, sembrano destinati a morire di autoconsunzione, a meno che il legislatore non ritenga di fare altrimenti, non solo e non tanto per i confidi, quanto piuttosto per le micro, piccole imprese, che sono state sicuramente destinatarie, con altre, delle misure di intervento pubblico, che pure ha riassunto con tutti i vari punti esclamativi, Paolo Finaldi Russo, ma non mi pare, diciamo, che queste misure necessariamente, diciamo, vadano a definire un mondo più facile davanti a noi, no? Non basteranno, sono misure di contenimento dell'impatto della crisi, utili, utilissime, ma la domanda che dobbiamo farci è se c'è dell'altro che si può fare con i confidi, attraverso i confidi, per dare più credito al segmento di imprese che rappresenta il 90%. Il 98,2% di imprese per numerosità e quasi il 50% degli occupati, ma che è comunque, diciamo, quello più esposto ai fenomeni di razionamento e quindi all'impatto potenziale della crisi. Una analisi SWOT velocissima, ricordiamoci i punti di forza dei confidi. Il primo, sono tra i migliori conoscitori in assoluto delle micro piccole imprese. Tanti studi ce lo dicono su base empirica e non solo teorica. I confidi sono solidi come non mai, tutti i numeri che ha illustrato Diego. E c'è un terzo dato che in qualche modo si ricollega proprio con l'esposizione di Diego Bolognese. Il livello di accountability dei confidi è alto come non mai. Possiamo fare analisi confidi per confidi con quel grado, no, di dettaglio, di trasparenza, grazie agli ottimi schemi di bilancio varati da Banca d'Italia, grazie all'ottimo lavoro che ha fatto anche il Mediocredito Centrale attraverso il suo set di indicatori, chapeau, e grazie anche al fatto che come dire, i confidi sono anche intermediari sottoposti a controllo, sia che siano maggiori, sia che siano minori. E quindi c'è qualcuno che è lì a controllarli. Quindi intermediari che hanno quest'asset fondamentale. Dei punti di debolezza, indubbiamente. Io vedo grandi margini di miglioramento nella relazione digitale con le banche, ce ne parlerà sicuramente anche Luca Arzegovesi, perché c'è l'opportunità di standardizzare il modo in cui i confidi raccolgono i dati. Questo non vuol dire che devono condividere col mondo, ma una volta che è standardizzato il modo in cui vengono raccolti i dati, diventa un valore l'informazione raccolta dai confidi, proprio perché può essere venduta, scambiata. Ecco. E quindi, ripeto, c'è un punto di debolezza, ma c'è un'opportunità. Secondo punto di debolezza potenziale che qualcuno sottolinea. È vero che l'attività di garanzia non è uguale all'attività di erogazione di finanziamento. Ci sono grandi affinità, ma non è lo stesso mestiere. Di cosa c'è bisogno per colmare il gap? Direi due fattori che sono facilmente reperibili sul mercato, come non mai. Il primo sono i servizi delle CAI. Pensiamo che questi servizi sono la base con la quale lavorano le fintech, che non hanno quelle informazioni in più che hanno i confidi. Quindi questo è un punto sul quale sono curioso di sentire Mattia più avanti, che lavora appunto in una ECAI, anzi lavora, è al vertice di una di queste. E poi un altro fattore, diciamo, della produzione fondamentale è diventato largamente disponibile sul mercato, perché tutti quegli esuberi che abbiamo visto nel mio primo grafico, significano che sul mercato ci sono tante persone che si sono occupate per anni e anni di relationship banking e che quindi possono, come dire, essere acquistate queste competenze dai confidi, che peraltro non applicano nemmeno, altro punto di forza dei confidi, il contratto delle banche, ma altri contratti collettivi più economici. E poi c'è la terza opportunità sulla quale vorrei fare una sottolineatura. Che è un altro aspetto molto interessante, che parte da apparentemente un punto di debolezza dei confidi, da un dato normativo che nessuno vuole cambiare, cioè i confidi, come gli operatori di microcredito, non fanno raccolta.
Quindi hanno bisogno di qualcuno che gli dia provvista e glielo può dare qualcuno che ha fiducia nel Confidi perché leggendo magari i bilanci vede che quello è Confidi solido oppure perché con quel Confidi ha un rapporto lungo di fiducia. Allora, gli enti pubblici e le banche sono i soggetti che possono dare provvista ai Confidi. Alcuni enti pubblici, alcune banche già lo fanno, sono cose sperimentali, e questa provvista può essere garantita dal Fondo Centrale di Garanzia, o meglio, le operazioni in garanzia, diciamo, le operazioni finanziate direttamente dai Confidi possono giovarsi della garanzia diretta, e già lo fanno da anni. Quindi diciamo che tutto questo sistema rende, diciamo, i Confidi li candida a fare più finanziamenti in via diretta, se questo ovviamente gli viene anche consentito da un punto di vista normativo, che è una delle nostre proposte core, insieme a quello di espandere il perimetro dei servizi non creditizi, ma funzionali a ridurre le asimmetrie informative. Veniamo alle minacce. Ce n'è fondamentalmente una che si chiama tempo. I Confidi sono in autoconsunzione, le micro piccole imprese rischiano, e ce l'ho detto prima con chiarezza fino al dirusso, di avere, come dire, nuovamente forte razionamento nella crisi, e allora c'è bisogno di intervenire presto. In che modo? Ce lo dice Claudio Dauria, cui cedo il microfono. Grazie Salvatore, ringrazio naturalmente Torino Finanza dell'opportunità che ci ha dato di portare avanti questa ricerca. Ringrazio anche i circa 250 partecipanti in questo momento che ci stanno ascoltando per l'interesse che hanno mostrato di fronte a questo interessantissimo convegno, come è stato già, che si è già rivelato molto interessante da tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Allora, ritornando alle slide, ok, grazie. Parliamo un po' di questa proposta normativa che abbiamo redatto. Naturalmente, è una proposta. Noi non siamo, diciamo, tenuti a portarla avanti in nessun modo, è una proposta di carattere tecnico, che parte appunto da tutto quello che è stato appena detto, cioè dalla difficoltà del mondo dei Confidi oggettiva legata appunto all'andamento del credito in Italia, che insomma sicuramente non migliorerà a seguito della crisi Covid-19, anche dall'osservazione che se il policy maker ha come obiettivo quello di allocare in maniera più efficiente e più efficace le risorse presso diciamo le piccole e medie imprese, le microimprese che hanno sofferto di più per quanto a seguito del razionamento creditizio e di quello che abbiamo chiamato diciamo anche l'asimmetria informativa digitale, ecco, l'utilizzo di un tessuto imprenditoriale già molto sviluppato come quello dei Confidi ci sembra la soluzione migliore. Vediamo un attimo quelle che sono stati i driver della nostra proposta. Innanzitutto, la proposta è di carattere, diciamo, ha questa caratteristica di essere self-executing, cioè basata su soluzioni sperimentate e agevolmente modificabile dalle istituzioni competenti in materia. Cioè, quello che noi abbiamo provato a fare è scrivere una proposta che può entrare immediatamente in vigore, perché non presuppone, diciamo, nessun tipo di ulteriore intervento normativo. Sicuramente ci sono degli interventi normativi di carattere secondario che dovranno essere posti in essere, però, diciamo, la norma come tale, è immediatamente, eseguibile. Quelle che sono come può essere disciplinato, come potrebbe entrare in vigore questa norma attraverso delle disposizioni. Una disposizione che attribuisce ai soggetti che vigilano sui confidi il compito di autorizzare i confidi a svolgere attività di carattere diverso, cioè attività che rientrano in un perimetro più ampio. Quindi la Banca d'Italia per i confidi maggiori, per i confidi vigilati, e l'organismo, il neonato organismo per i confidi minori,
per appunto i confidi minori. Quindi questo potere è autorizzatorio. L'altro driver molto importante è che ha potenzialità, possibilità operative più ampie, corrispondano controlli maggiori. Quindi c'è questa forte proporzionalità, molto molto evidente, per cui se ai confidi viene concessa un ampliamento operativo, questi confidi devono rispondere a criteri più rigorosi di controllo. Benissimo, adesso vediamo un attimo quelle che sono le proposte. Ah, ecco, un'altra cosa che va detta prima di analizzare le proposte è che in questa nostra proposta operativa normativa si fa riferimento il più possibile a norme già vigenti. Per questo diciamo che è una proposta di carattere self-executing, cioè ad esempio facciamo ampiamente riferimento alle norme del Fondo Centrale di Garanzia per quanto riguarda l'autorizzazione dei confidi, ma facciamo riferimento anche a norme già vigenti nell'ordinamento, ad esempio per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, di indipendenza, di professionalità che appunto sono in consultazione già da un po' di tempo, ma al di là del fatto che sono in consultazione, nel momento in cui diventeranno operative, ovviamente varranno per tutti gli operatori finanziari. Benissimo, allora adesso vediamo un pochino più nel dettaglio quella che è la nostra proposta. La proposta è suddivisa in due parti, quella per i confidi minori, cioè l'ampliamento dello spazio e dell'operatività dei confidi minori, e una proposta anche per i confidi vigilati. Cominciamo dai confidi minori, che sicuramente sono quelli che in questo momento soffrono di più del fatto di avere un'operatività estremamente limitata, in quanto possono svolgere in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti dei propri soci e soltanto è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di credito bancario. Allora, come potete vedere da questa slide, nella prima riga ipotizziamo confidi che continuino minori, che continuino a operare nell'ambito dell'attuale perimetro. Quindi esclusivamente garanzie e, ripeto, quando diciamo garanzie sono garanzie nei confronti dei soci finalizzate di carattere mutualistico e finalizzate solo all'ottenimento del credito bancario e attività connesse strumentali. Per questi, nel caso in cui l'operatività dovesse rimanere la stessa, ovviamente restano le attuali regole. Il secondo step è uno step migliorativo, quindi migliorativo nel senso che consente di ampliare le possibilità operative per i confidi minori. In particolare, in questo secondo step, i confidi potrebbero svolgere anche servizi non legati alla garanzia, seppurché siano privi di rischio, quindi senza assunzione di rischio, e altre garanzie non legate al credito. Quindi non soltanto garanzie finalizzate all'ottenimento del credito, ma garanzie, diciamo, in via generale. Allora, poiché questa attività è un po' più rischiosa, soprattutto per quanto riguarda le altre garanzie, quindi non legate all'ottenimento del credito, sempre ovviamente nella proposta è scritto in maniera molto chiara che questo può essere fatto a condizione che siano rispettate tutte le altre norme, ad esempio il codice degli appalti, insomma tutte le altre normative che magari possono essere più stringenti, limitando ad esempio l'accesso soltanto ai confidi vigilati. Poiché comunque questa attività è più rischiosa, sono previsti una serie di requisiti più stringenti. In particolare, quello che noi proponiamo è che, ad esempio, per quanto riguarda i requisiti di governance, venga previsto nel CDA almeno un membro indipendente. Ci siano requisiti prudenziali, in particolare siano rispettati gli indicatori di adeguatezza patrimoniale del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, nel senso che questi requisiti devono avere almeno il livello 3, quindi devono avere almeno un livello sufficiente rispetto a quanto previsto appunto dal Fondo di Garanzia. Requisiti di accountability, questo lo dico una volta e poi varrà per sempre, perché vedrete che è previsto in tutta la proposta, quindi il bilancio in formato XBRL e la pratica elettronica di fido, e nessun altro tipo di altro requisito.
Lo step successivo è quello più importante, nel senso che qui proponiamo, proprio per ovviare alle difficoltà di accesso al credito delle micro e piccole imprese, che i gruppi minori possano effettuare una limitata attività di credito, microfinanza fino a 50.000 euro. Essendo ovviamente un'attività molto più rischiosa di quella attualmente prevista per i confidi minori, proponiamo che nel CDA ci sia un membro indipendente e che venga previsto un minimo di sistema di controlli interni con un responsabile risk e compliance. Un requisito operativo, che è quello del regolamento, un regolamento interno sul credito, e la partecipazione alla centrale dei rischi, nel senso che nel momento in cui il confidi minore svolge attività di credito, partecipa anche in maniera attiva alla centrale dei rischi. Il rispetto di tutti gli indicatori del fondo di garanzia per le previsti dal fondo di garanzia per le PMI e i requisiti contabili, l'abbiamo detto, e un patrimonio netto che superi il livello minimo previsto e sia superiore a 3 milioni di euro. Inoltre proponiamo anche un obbligo di certificazione del bilancio, non necessariamente da una società, anche da un revisore, diciamo, unico. Scusami Claudio, ne approfitto per dire una cosa che probabilmente avresti detto comunque, e cioè che i requisiti che noi andiamo a prevedere sono enormemente più alti rispetto a quelli per gli operatori di microcredito, che con i confidi minori condividono gli schemi di bilancio e che con il Cura Italia si sono visti innalzare, diciamo, la soglia delle operazioni finanziabili da 25 a 40 mila euro per il cosiddetto microcredito produttivo. Quindi la differenza tra i due, cioè, quindi tra lo stato di fatto ora previsto per gli operatori del microcredito e la nostra proposta, è che noi prevediamo requisiti ben più alti. Assolutamente, correttissimo. Tra l'altro, vabbè, adesso non è il caso di entrare in questo dettaglio, ma sicuramente per quanto riguarda gli operatori del microcredito, sappiamo che i requisiti prudenziali di governance sono molto deboli, quindi questa proposta prevede degli operatori sul mercato del credito con requisiti direi quasi infinitamente più elevati rispetto agli operatori di microcredito. Allora, se torniamo alle slide, non so se posso metterle anche io, grazie, vediamo un attimo invece quelle che sono le proposte per i confidi maggiori. Anche qui tre fasce, già nella prima però ci sono delle modifiche rispetto all'attuale situazione, nel senso che proponiamo che la prima fascia sia quella di confidi che svolgono garanzie nei confronti dei soci aventi qualsiasi finalità, quindi l'attività di core business non viene più definita come l'attività di garanzia nei confronti dei soci per l'ottenimento del credito, ma come attività di garanzia nei confronti dei soci, punto. In questo caso il requisito di governance è avere un membro indipendente nel consiglio d'amministrazione. Sono estese, per quanto riguarda i requisiti operativi, sono estese le attuali regole sulle garanzie ai soci finalizzate all'ottenimento del credito, idem per quanto riguarda i requisiti prudenziali e per quanto riguarda i requisiti contabili, di quello che abbiamo già detto per i confidi minori. Aggiungiamo per i confidi maggiori, ovviamente, per quanto riguarda l'accountability, il rispetto delle regole di terzo pilastro previste dagli accordi di Basilea. Secondo step, la possibilità di svolgere altre garanzie verso soci e verso non soci, aventi però un limite diverso da quello attuale. In questo caso i requisiti di governance sono gli stessi che abbiamo visto per gli altri. Ovviamente i requisiti operativi implica avere un regolamento interno in materia di garanzie, e vediamo al limite. Qui ovviamente non possiamo proporlo a livello legislativo perché, come sappiamo, i limiti di questo tipo sono competenza delle autorità di normativa secondaria, quindi il Ministero dell'Economia e in particolare in questo caso Banca d'Italia. Però proponiamo che questi limiti siano rivisti, un po' perché abbiamo visto che i limiti attuali frenano un po' la capacità dei confidi di diversificare la propria operatività, e in secondo luogo perché riteniamo che questi limiti, basati sul totale dell'attività e basati sul totale dei ricavi, non siano sufficientemente trasparenti e anche di difficile osservazione da parte delle autorità di controllo.
Quindi proponiamo che ci sia un limite, che in questo caso ovviamente è una mera proposta operativa, pari al 50% del totale dell'attività di rischio. Essendo attività di rischio, la nostra proposta è che queste attività di rischio non siano superiori al 50% del totale dell'attività di rischio. Regole di accountability sempre le stesse, non c'è altro da dire. Terzo step è invece la possibilità di svolgere attività di credito verso soci fino a un ammontare di 200.000 euro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'attività di credito che già i Confidi possono svolgere, i Confidi maggiori possono svolgere, venga, diciamo, finalizzato a un requisito diverso, che come potete vedere dai requisiti prudenziali è sempre pari al 50% dell'RWA, cumulato con l'attività di cui al punto 2, però diciamo questa attività verrebbe contingentata fino a un ammontare appunto di 200.000 euro, anche per evitare, diciamo, la possibilità di esporsi per cifre eccessivamente elevate. Naturalmente restano ferme tutte le norme previste dalla normativa prudenziale, tra cui in particolare quella della concentrazione dei rischi. Altri particolari requisiti non ce ne sono, nel senso il requisito operativo implica ovviamente quello di avere un regolamento interno sul credito, e questa è una proposta, se volete, restrittiva rispetto alla normativa attuale, l'obbligo di redigere un risk appetite framework, che è previsto attualmente soltanto per le banche. Che cosa vuol dire questo? Avere una consapevolezza all'interno del consiglio di amministrazione dei rischi che si vanno assumendo attraverso l'attività di credito diretto. Questo è molto importante perché abbiamo visto che nell'esperienza passata, laddove i Confidi abbiano effettuato questa attività nel passato, appunto, sovente la percezione del rischio non è stata così, come dire, completa come invece sarebbe dovuta essere. Per lo svolgimento di questa attività proponiamo anche che i Confidi abbiano un volume di attività finanziaria superiore a quello minimo previsto attualmente per i Confidi vigilati. Nella nostra proposta è di 200 milioni, sappiamo che i Confidi vigilati devono avere un volume di attività finanziaria di minimo di 150 milioni, quindi un livello un po' superiore, proprio per sottolineare il fatto che questa attività è un'attività più rischiosa e quindi deve essere in qualche modo riservata soltanto ai Confidi che siano ben strutturati, sia per quanto riguarda i Confidi minori fino a 50.000 euro, sia per quanto riguarda i Confidi vigilati per operazioni fino a 200.000 euro. Nella proposta normativa che troverete allegata al rapporto c'è l'ipotesi di andare a modificare alcuni articoli del TUB, tra cui anche il 112, cioè alcuni commi dell'articolo 112 del TUB, tra cui anche il comma 6, e in particolare con la soppressione del riferimento alle attività residuali, perché a quel punto tutto quello che viene svolto dai Confidi viene svolto all'interno di queste tre aree di intervento, con l'unico limite operativo che abbiamo indicato che abbiamo proposto in questa slide, quindi che queste attività che vanno oltre quella della garanzia della core activity della garanzia nei confronti dei soci, senza riferimento, ribadisco e sottolineo, senza riferimento all'ottenimento del credito bancario, tutta questa attività che eccede l'attività core venga ricompresa all'interno di un unico limite operativo. Ecco, questa in estrema sintesi, scusate, mi sono un po' allungato rispetto ai miei tempi, in estrema sintesi la proposta operativa che vogliamo fare, che abbiamo fatto e che quindi troverete nel rapporto. Ovviamente questo implica anche tutta una serie di conseguenze, tra cui ampliare la sezione D degli schemi di bilancio, e ovviamente avrà un impatto ovviamente anche sulla normativa segnaletica, e ribadiamo ulteriormente quello che ho detto in premessa, che queste nostre proposte sono meramente delle proposte, lasciamo ovviamente al policy maker la possibilità di analizzarle, ovviamente siamo a disposizione del policy maker per qualsiasi tipo di approfondimento sulle proposte stesse. Grazie. Grazie a tutti.